a tutti friends dal vostro Super Corris, buona domenica, anche oggi arriverà di tutto e di più sul primo e sul secondo canale, già ve lo dico perché sto facendo dei video belli, dei video ghiotti, quindi preparatevi perché arriva di tutto sul primo canale, quindi ci sarà questo video, ci sarà un secondo video e probabilmente anche un terzo che adesso mi studierò perché mi alzo la mattina, ancora so bene quello che devo fare. Sul secondo canale avrete la gara di Spa-Francorchamps con Formula 1 2021, PS4, Twitch, gara bellissima. Avrete GTA 5, la seconda puntata, e probabilmente arriva MotoGP 2009, la Season 9 di MotoGP 2022. Passiamo già a quello sul secondo canale perché non ha senso, raga, continuare a stremarsi facendo i video sul primo canale che dopo non vanno. È chiaro che ieri ho fatto un video fantastico, andatelo a vedere perché è uscito tardi, quindi sicuramente molti ancora lo vedono, ovvero come vanno in pista il T300 a confronto dell'Ori Apex nelle gare online di GT7, di Gran Turismo 7, e vi devo dire che il risultato è veramente incredibile, perciò chi non l'ha visto andatelo a recuperare perché è bello. Perciò partiamo, iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi al secondo canale, stasera ci sarà la live su Twitch. Vediamo ancora cosa portare, probabilmente rifarò assetto corsa competizione per riprenderci un po' la mano. Lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, c'è il canale Telegram delle offerte, Supercorris offerte Amazon, dove tutti i giorni vi metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è Fruit Lab, c'è di tutto e di più, ragazzi, c'è il canale Telegram, Supercorris ufficiale per le news in anteprima, i sondaggi su quello che dobbiamo fare, quindi di tutto e di più, ragazzi. Allora, perché faccio questo video sostanzialmente? Ieri faccio la mia live, stanotte finisco sul tardi, finisco a fare le mie cose sui vari social, mi metto a letto, accendo la TV, Italia 1, Eprix di Berlino, chiaramente una replica. Era già iniziato, ho detto sai che mo me lo guardo, mi voglio sforzare. Già altre volte ho provato a guardare la Formula E, raga, è stato un disastro perché mi annoia talmente tanto che la devo togliere. Mi sono detto dai riproviamoci, magari è divertente come gara. Cioè, sostanzialmente, raga, mi sono visto un quarto d'ora di gara, ma le sensazioni, le emozioni zero che ho provato sono state assolutamente mediocri. Cioè, io so che adesso sul nostro canale magari c'è gente che la guarda la Formula E, che la stima pure, ma io lo trovo uno sport senza senso. È chiaro che bisogna andare verso le emissioni sempre più basse per l'ambiente, sì, ma non ha senso proporre uno sport motoristico in quel modo, perché la Formula E francamente va a screditare tutto quello per cui il motorsport è stato inventato e portato avanti per tutti questi anni, cioè per tutto il Novecento e parte degli anni 2000. Ora vi dico la mia, forse la parola odio è troppo pesante, cioè per me è proprio indifferente, la Formula E ci fosse, se domani ci fosse o venisse eliminata non mi cambierebbe nulla, perché non mi interessa sostanzialmente, non mi interessa perché lo trovo uno sport molto molto povero da tutti i punti di vista. E adesso ne parliamo. Il primo punto che andiamo a valutare sono sicuramente i piloti. Allora, i piloti della Formula E cosa sono? Sono un riciclare piloti di altre categorie che hanno fallito e che non si sono trovati bene, non hanno ottenuto risultati in altre categorie, messi in Formula E. Quindi, come potete vedere, c'è Giovinazzi che ha perso il posto in Formula 1, ma sono tanti altri piloti, Berni e Buemi, tutti questi piloti ex Formula 1 che hanno fatto molto male, riciclati per la Formula E, piloti ex WEC, ex altre categorie che corrono in Formula E. Sostanzialmente, se non ti vuole più nessuno, Formula E ti accetta, quello è il discorso. Massa, che ha 37-38 anni, esce dalla Formula 1 in malo modo e va a correre in Formula E, cioè è un riciclone di piloti che non corrono in altre categorie e vanno a correre là. Cioè, un pilota top non andrebbe mai a correre in Formula E. Mortara, gente che non è riuscita magari ad arrivare in Formula 1. Un pilota top corre nelle categorie top. Il WEC con le vetture top a Formula 1. Cioè, in Formula E non vai a correre perché è una categoria talmente basso livello da tanti punti di vista che non ci vai. Quindi, i piloti sono scarsi. Partiamo da questo presupposto. Vogliamo parlare dei tracciati? I tracciati sono quanto più assurdo per bruttezza. A parte che non hanno una storia, perché sono tracciati inventati da pochi anni, non c'è una storia. Tu non ti ricordi, ma per esempio noi parliamo di Spa, di Monza, di Silverstone, e ci ricordiamo i vari duelli dei grandi piloti, Leclerc, Schumacher, Senna, Mansell.
Io non mi ricordo nulla e non penso qualcuno si ricordi granché delle piste che si sono corse. L'unica pista decente è Monte Carlo perché ricalca quella della Formula 1. Rendetevi conto voi. Probabilmente la pista più scarsa della Formula 1, perché Monte Carlo per la Formula 1, come diciamo in tanti, è bella tenerla nel circus per la storia, però è anche una pista che a livello di Formula 1 attuale ha poco senso perché non si riesce più a superare, non ha molto senso, però per la sua storia viene tenuta. Praticamente è la pista più bella della Formula E, rendiamoci conto. Le piste brutte, senza senso, sembrano dei cartodromi. Sono proprio brutte, brutte all'esterno, brutte all'interno. Cioè io dico, sarebbe stato molto meglio fare correre queste macchine sulle piste reali. Ora voi mi dite, sì ma sono troppo lunghe, sì ma c'hanno i rettilini, queste bevono. Raga, allora, cioè se dovete far correre queste vetture dentro le città, quella è solo una cosa di sponsorizzazione, di farsi vedere. Perché ci cazzo, vedi, noi corriamo nelle città, non inquiniamo. Sì, però, cioè, piste scandalose, non se ne salva una, sono tutte brutte, tutti layout scandalosi. Cioè Jeddah della Formula 1 che fa cagare, in confronto è, che ne so, è il top. Perciò i tracciati fanno proprio schifo. Ieri ho visto Berlino, sembra come se correvano all'Ipercop qua di Pescara. Cioè, boh, raga, lasciamo perdere. Quindi tracciati assolutamente abominevoli. Vogliamo parlare dello spettacolo in pista? Raga, queste macchine vanno piano. Cioè, io ho visto pure dall'onboard, vanno piano. Cioè, tu vedi la Formula 1, porco Giuda, non ti riesci a rendere conto dove cazzo stai perché per quanto va veloce. Cioè, tu vedi, queste macchine sono proprio lente. Lente, lente, lente. Ora tu mi dici, qualcuno mi dirà, però mo stanno a iniziare, faranno delle evoluzioni. Sì, ma parti col campionato quando le evoluzioni già stanno a altri livelli. Non è che tu lo dovevi fare per forza 10 anni fa sto campionato che facevano proprio cagare. Adesso ogni 3-4 anni metti un'evoluzione di potenza, ma vanno sempre piano. Cioè, qualsiasi altra categoria, tipo WEC, ma lasciamo perdere la Formula 1, ma pure la Formula 2, vanno molto meglio. Cioè, ragazzi, sono proprio macchine lente, pesanti, massose, vedi che in curva hanno problemi nel girare, a parte il design che fa proprio schifo. Cioè, le avrei rese più possibile somiglianti alla Formula 1, ma anche alla Formula 1 di 4-5 anni fa, non dico quelle di quest'anno, che sono brutte tra cui. Macchine abominevoli, bruttissime, pesanti, buttate là a correre, lentissime, cioè lo spettacolo dove sta? Ogni tanto qualche sorpasso, qualche spintonata, perché tanto se sbagli vai fuori, perché ci stanno tutti i guardrail, cioè... Capite che lo spettacolo è veramente molto macabro, ieri sono stati dei sorpassi, ma veramente te lo puoi guardare, te lo puoi godere a rallentatore il sorpasso, perché ci mettono un quarto d'ora a ficcarsi dentro l'uno all'altro. Mentre invece altri sport, raga, cioè altro livello proprio, altro livello proprio. Io mi diverto molto più a guardare il campionato GT3, che ogni tanto lo fa vedere sulla Rai, anche quello italiano, è molto più bello di guardare la Formula E. Cioè, assolutamente, ma sono più belle le macchine, più bello tutto il contesto, le piste. Parliamo di tecnologia, ragazzi, non c'è una tecnologia in Formula E. Le macchine sono quelle, escono per 5 anni, sono sempre quelle. Cioè, non cambia nulla. Aerodinamicamente, sono tutte uguali. Cambia la livrea, cioè, ma dove sta la tecnologia, la bellezza? Cioè, la Formula 1, ma anche il WEC, le altre categorie, sono belle proprio perché tu... C'è una ricerca tecnologica, c'è uno sviluppo, ogni gara la macchina cambia, cambia nell'aerodinamica, cambia nella tecnologia, c'è un nuovo fondo, un nuovo alettone. Cioè, vedete quanto è bello il motorsport proprio perché c'è un'evoluzione, ma anche nella MotoGP, in tutti gli sport, nel WRC, molto di meno, chiaramente, in alcuni sport. La Formula 1... è quello che ogni gara può stravolgere la macchina. Il WEC comunque cambia. Cioè, quelle, le macchine le prendi, le metti là, le prendi da un'altra gara, sono sempre uguali, non cambia nulla, le metti là, tac, e corrono. Cioè, la ricerca tecnologica, la voglia di migliorarsi, la voglia di sopravanzare l'avversario, dove stanno? Cioè, quello è bello, lo stiamo vedendo in Formula 1, che tra Ferrari e Red Bull già stanno a volare gli insulti, i casini, i problemi, quella ha portato l'alettone, quella ha portato un pezzettino del fondo in più, ha messo quelle di là, quelle di... Cioè, capito? Quello è bello, ragazzi. Ma va a decadere nella Formula E tutto questo discorso dell'evoluzione. Esce una mamma, l'anno prossimo esce una nuova vettura che fa schifo, già l'abbiamo vista. È abominevole. Tra 10 anni, 5 anni esce un'altra. Intanto 5 anni si corre con quella, la prendi, la metti là. Ma dai, su. Non esiste. Per me proprio va a decadere anche quest'altro discorso, cioè...
Non esiste motorsport vero, puro, nelle massime categorie se non esiste ricerca e miglioramento da una gara a un'altra, un cambio radicale di aerodinamica. Anche nel WRC vediamo che le macchine cambiano i cerchi, l'aerodinamica, l'asset, cambia tutto da una gara a un'altra, invece no, Formula E, le butti là e corrono, tanto. Già una macchina che non c'ha le marce ti fa capire quanto può essere monotona, cioè vedi i piloti guidano on e off, come se stai a guidare lo scooterino, cioè fa schifo, non c'ha senso ragazzi, è bruttissimo. È bruttissimo, francamente io ci ho provato virtualmente a guidare le macchine di Formula E su Project Car, su Grid. Cioè la cosa più noiosa che tu possa mai fare è guidare una macchina elettrica anche virtualmente, perché è palloso, non mi piace. Passiamo all'ultimo punto, che è quello più importante secondo me, cioè quello che proprio non si può transigere, il rumore. Cioè tu vedi la Formula E, sta la gente sui spalti. Ma dai, su raga, su. Fa sentire team radio, senti pure se il pilota sta scorreggiando la macchina, per quanto cazzo non si sente nulla, ma dai. Cioè raga, la base del motorsport di tutti i generi c'è una cosa sola, il rumore. Cioè io penso che qualsiasi cosa sia andata a vedere, mi ricordo il rumore della Ferrari quando giravo a Fiorano, che ero un bambino, abitavo lì a 2 km dalla pista. Mi ricordo il rumore delle macchine da rally ogni volta che sono andato a vedere i rally, quei rumori assurdi, incredibili, pazzeschi. Mi ricordo quando andai a vedere la cronoscalata all'Aquila, Gramenzi con la 155 DTM, noi eravamo sopra proprio alla salita, nella parte più alta, quello partiva a 5-6 km sotto, a distanza non si vedeva, sentivi il rumore da lontano, tu già, e saliva con la 155 e dopo tornava giù al volo e risaliva con la Delta S4. Cioè ragazzi, tu solo a sentire il rumore ti inebriava, ti faceva impazzire. Quella è la base del motorsport. Ora vogliamo fare motori ibridi, ma ci deve essere sempre la parte del motore che fa rumore, che dà un'emozione. Quando uno sport non c'è il rumore dell'auto, della moto, di quello che sia, cioè non è uno sport motoristico per me ragazzi, non ha senso di esistere. Cioè la Formula E, già vede quelle macchine brutte che non fanno rumore, già io stare là ma annoia a prescindere, perché quell'emozione che ti dà, tutto il resto va a decadere. Il rumore è la cosa più importante per tutti. Già se andiamo a vedere i rumori soprattutto delle Formula 1 di 15 anni fa, che erano qualcosa di pazzesco di 20 anni fa, e quelli delle Formula 1 di oggi, già cambia tanto e ti delude parecchio. Però comunque c'è un rumore oggi, comunque senti il baccano, il fracasso, la macchina che passa. Dai su, vedere dei mezzi transatlantici a una pista di go-kart che non fanno manco rumore, andiamo su. È l'uccisione dello spettacolo, quindi io spero che va bene la pubblicità, va bene farsi pubblicità su questi sport, quello che vi pare, ma spero che non diventerà mai così la Formula 1, il rally, cioè totalmente elettrico, perché sennò ragazzi non lo seguo più, cioè non esiste. Non esiste perché mi fa veramente ribrezzo, vi dico la verità. Va bene le emissioni, io dico, manteniamo almeno nel motorsport top l'ibrido, cercando di far sì che le emissioni diventino sempre di meno. Non è che sono 20 macchine che girano in un circuito che fanno allargare il buco dell'ozono, che creano inquinamento. Sono tutte le milioni di macchine che vanno in giro tutti i giorni nel mondo. Quindi alla fin fine, che noi vogliamo fare quello per un titolo puramente di pubblicità, perché dopo posso dire, ma la Renault corre in Formula E, ma la Mercedes corre in... tra cui la Mercedes si ritira anche dalla Formula E, per farvi capire la tradizione dei tedeschi. I tedeschi sempre così fanno, arrivano, fanno 2-3 anni, pam, in Formula 1 sta da 10 anni solo perché vince, l'hanno fatta stravincere. No, da mo' che la Mercedes si sarebbe ritirata, ma si ritira tanto, non è che c'è una tradizione ancora troppo lunga Mercedes in Formula 1. Per farvi capire, cioè il discorso è mantenere sempre una parte ibrida, perché se no non c'ha senso, non c'ha veramente senso. Ragazzi, io vedo il WRC, che quest'anno sono ibride, hanno un rumore mostruoso, fantastico, e non ci rinuncerei per nulla al mondo. Quindi fatemi sapere che ne pensate, vi do appuntamento ai prossimi video del vostro supercore. Ciao, voglio.